Quest'oggi ci sfideremo perché dobbiamo costruire la casa di Messi contro la casa di Ronaldo. Sei pronto, Kendall? E tutti sanno chi è il più forte, vero? Tu lo sai, dillo. No, chi vabbè, è? Chi è? Sono tutti e due dei campioni. Chi è il più forte? No, cerca di dirlo, dai, qual è il più forte? Io. No. Io sono il più forte di tutti. Ma se hai due piedi destri tu, ma che cosa sei più forte? Ho vinto 5 palloni d'oro. Quanti? 5. Ce l'hai a casa? In garage? Sì, in garage, non si possono vedere. Va bene. Allora, ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti chi è il vostro preferito, Messi oppure Ronaldo. E in questo video lasciate pure 10.000 mi piace, perché io e Kendall ci vogliamo sfidare ancora nelle sfide di case, giusto? No, ci sfidiamo a calcio nella vita reale. Se questo video arriva a 100.000 mi piace, bella. Magari, sarebbe bellissimo che ti stracciatella. Allora, cosa vuoi fare? Allora, non mi odiate, ma ho sempre simpatizzato di più per... Ho paura a dirlo. Per... Perché poi gli altri mi odiano per Messi. No, vabbè, non fare sta reazione. No, vabbè, a me non è che me ne frega, sono tutto... Io ammiro tutte e due, quindi esatto, uguale. Sono bravissimi, sono dei campioni fuori classe, incredibili, però... Ok, va bene, quindi dobbiamo fare la casa, io casa Ronaldo e tu casa Messi. Ma sai Messi cosa fa nella vita privata? Ha un negozio di ciambelle lui. Perché quello lui... di Homer Simpson, dove compro lui? Sì, a lui piace tanto vendere le ciambelle quando non si allena. Effettivamente è vero. Dai, cominciamo. Allora, i colori. Dobbiamo scegliere attentamente i colori della pelle, i colori delle maglie. Perché Ronaldo gioca per... Ronaldo gioca per che squadra? Ronaldo gioca per la nazionale del Portogallo. E poi? E gioca nel Manchester United. Bravo. Per fortuna che c'era scritto, credo. Non mi odiate se sbaglio, perché io e Kendall di calcio non ci capiamo niente. No, parla per te. Tu non ci capisci niente. Io sono il massimo esperto di calcio. Ok, e Messi quanti anni ha? 30. 30. Non ne ha 30. Vabbè, dai, cominciamo. Come ne ha 30? Certo che ne ha 30. Ok, allora, il mio Ronaldo, ragazzi, è molto più difficile da fare che Messi. Beh, sempre. Ma allora scegli... Vai, vieni a fare Messi, dai. No, ma che fare? Ormai l'hai scelto. Ormai l'hai scelto, ormai. Va bene. Io, guarda, ti sto facendo anche la maglia, vedi? Comunque, mi è venuta voglia di fare i calciatori, perché ovviamente c'è il mondiale. Quindi, chi sta guardando il mondiale in questo momento, magari questo video uscirà quando il mondiale è già finito, però secondo te chi vincerà il mondiale? Non si può dire. Non si può dire. Non si può dire. Secondo te? Non si può dire. Perché non lo sai. Il Brasile, c'è la Francia ancora, c'è... Che cavolo ne so chi vince. Non si può dire, basta. Secondo me vince Messi. Vince Messi. Lui soltanto, da solo. Vince da solo. Vince lui, basta. So che mi stai sconcentrando per cercare di fare una cosa orribile. Guarda, la mia costruzione sta già venendo benissimo. Tu guarda, nemmeno hai fatto le braccia. Ma tu non perché sei... Scusa, dobbiamo fare le braccia? Certo, guarda, dai, fallo no, così. No, io sto facendo il busto. Ma tu non sai fare ma cose. Senti un attimo, allora, io ti posso insegnare. Sai che Messi io lo conosco? Lo conosci? È nel garage. Ho suo numero di cellulare. È nel garage di tuo cugino. Sì. Lo conosci veramente? Non mi credi? Lo conosci? Lo chiamo? Chiamalo, vai. Aspetta. Lo sta chiamando, ragazzi. Aspetta qua, Lo sta chiamando. Allora. Aspetta. Sì, aspetta. Io intanto ho fatto, vediamo. Allora, vediamo se squilla. Faccio qua. Oh, squilla. Oh! Senti? Aspetta, mi sta chiamando Ronaldo, aspetta. Pronto, Ronaldo? Pronto, Messi? Sì, mi hai chiuso, Mi hai chiamato a me. Ah, sono così forte che sono come Messi, quindi. Sì, proprio tu, guarda. Allora, io sto facendo, guarda, prima di tutto, il segreto per fare una bella skin è fare una pixel art. Ok? Ah, non era il segreto per fare una buona carbonara? Il segreto per fare una buona pizza è qual la è? Pizza. No, il forno a legna, la levitazione. La levitazione, cos'è? La pozione capace. Di Minecraft. La lievitazione. Allora, lo sto facendo un pochettino. Sto cercando di farlo un po' abbronzato. No, perché lui si fa molte lampade. Non lo sai fare. Tutti sanno che Ronaldo si fa le lampade, vero? No. Non si fa le lampade? No, secondo me è abbronzato e basta. Comunque ha un bel sorriso, dobbiamo dire, Va bene, te lo vuoi sposare? No, che cavolo vuol dire, scusa.
Poi ha un ciuffo lui, vediamo. Ha quel ciuffo all'indietro, che non è facile. Sì. Tu stai facendo una schifezza comunque. Vuoi venire a guardare? Dai, dimmelo in faccia. Se in questo momento Messi ti guardasse, Kendall, direbbe. Wow. Mamma. Tu sei il Messi di Minecraft. Mamma, che schifezza. Ma sono così brutto, direbbe. Io sono il Messi di Minecraft. Ma che cazzo? E io il Ronaldo, allora. Tu sei al massimo, tu sai chi puoi essere? Ecco, sentiamo. Che non sai neanche. Chi? Aspetta. Vedi, non hai un'idea. Non hai un'idea. Su Google calciatore. Non ha un'idea, scarsissimo. Ragazzi. Sì, calciatore scarsissimo. È il calciatore più scarso del mondo. Vediamo. Ragazzi, scrivete qua nei commenti chi è il calciatore più scarso di tutti. No, poverino, no, non scriviamo queste cose. Non scriviamo niente, poverino. Vabbè, tu comunque saresti il più scarso. Ma cosa stai dicendo? Io sto per finire, eh? Come se... Allora, vabbè, hai fatto una schifezza. Devo dire... No, scherzo, non sto per finire perché ancora mi manca. Però non è semplice per niente fare questi calciatori. No, vabbè. Ovvio. Non è semplice per niente. No, proprio per niente. Io non vorrei che Messi stia guardando questo video, Ronaldo. E dopo... Messi sta guardando questo video. Non sta guardando questo video. È un fan. Dopo glielo linko su WhatsApp. Dopo si offende, cavolo. Io glielo mando su WhatsApp e dico, guarda Messi. Questo è quello che ha fatto un bel Ok, va bene. Ok, vabbè, Messi, tanto lo stai facendo te, come minimo a Ronaldo lo devi mandare, scusa. Ma non abbiamo molta confidenza, abbiamo litigato. Avete litigato? Abbiamo litigato. Come mai? Perché lui volevamo giocare a calcio una volta, gli ho detto allora. Va bene, interessantissimo. Cristiano. Detto, Cristiano, passami la palla. E lui ha detto: No, palla mia. Sicuro. Ok. Allora. È un po' così lui, è scontroso. È scontroso, veramente? È un po' sì, nella vita reale, sì. Bello il tuo Messi. Passami la palla. E certo che è bello, è perfetto. Ma che è un vichingo? Vabbè, c'ha il barbone, guardalo. Ma che è un vichingo, ragazzi? Cioè, lui è un vichingo. Ma poverino. Vabbè, un po', dai. Ma povero Messi. Ma non è un'offesa, dai. Insomma. Ma come insomma? Allora, io sto per fare gli interni. Come gli interni? Sto finendo gli esterni. No, ma io ho fatto la scultura. Come faccio a fare gli interni? Devi fare anche il... Scusa, è una casa. Che cavolo, non è che è una come pixela. Come faccio a fare gli interni? Ma è una casa. Porca miseria, ma non è che... Cioè, boh. Oh, no. Ma fatti una vita, cioè. Cosa c'entra fatti una vita? Fatti una vita. Allora, sì, dai, ce la faccio. Allora, sicuramente questa casa Ronaldo me la vorrà comprare. Dici? Certo, dietro c'ha il 10, spero che... Sai che Ronaldo ha un hotel? Ha un hotel? Ha un hotel? In che senso? Sì. Un hotel suo, l'ho comprato. Vabbè, con tutti quei soldi anch'io comprerei un hotel. Ci vuoi andare ad alloggiare? No, ma in realtà non ha molti soldi. No, non li ha. Ha detto l'altro giorno che li ha finiti. Li ha finiti tutti? Li ha finiti tutti. Non glieli danno più. No. Vero? Poverino. Cavolo, poverino. Poverino. Allora, comunque guarda, devo dire, la maglia molto bella, dietro vabbè un po' schizzata, un po' di gobba, però vabbè non è semplice fare i calzatori su Minecraft, eh? No, chi l'ha mai detto che è semplice? Ok, comunque devo dire una cosa, sono molto in vantaggio perché tu hai fatto un Messi piccolissimo. Un capolavoro. E dentro sicuramente non si sarà posto per fare la casa, Kendall. Sei sicuro? Certo. Un bravo architetto trova posto ovunque. Ok, Kendall, io ci sono quasi, eh? Ok, anche io, sai. Hai fatto un bel lavoro? Abbastanza. Allora, vediamo. Messi, io direi le orecchie un pochettino a elfo. Messi ha le orecchie a elfo? Ma come ti permetti? Ma dai, guardalo. Dimmi che non ce l'ha un po' a punta. È vero, sembra Legolas. Dai. Il signore degli anelli. Dai, che scherzo, Messi, ma dai. Guardando questo video, Messi. Perché te gli hai detto che ha le orecchie a punta, non l'hai offeso. No, infatti io ho detto senza offesa. Allora, pala. Senza offesa, Messi. Senza offesa, senza offesa. Stiamo solo scherzando, stiamo cercando di far ridere i fan, che lo sai, ci tengono all'intrattenimento. Allora, io ho finito. Oh, mamma delle mani. Aspetta, devo rifare. Sicuro? È il mio, aspetta. Posso rifare un attimo la faccia? No. No, dai, un attimino, per favore. È venuto un po' schiacciato. Non volevo, Ronaldo, dai, non mi odiare. Mamma mia. No. Ascolta, senti, io voglio vedere anche l'interno, perché ti ricordo che è una casa, eh? Sì. Hai finito? Io ho finito. Io ho fatto l'interno. Io ho finito. Allora, visto che la tua l'hanno già vista nel video, io direi vieni. Aspetta, vieni, va bene, andiamo. Giudica la mia. Oh mio Dio, ma sembra un maiale. Ma come un maiale? Ma ha un naso da maiale! Ma allora, è perché avevo bisogno di più spazio dentro. L'ho dovuto fare così. Aspetta, ma forse così... Un attimo. Così era più carino. Però, vedi, ho capito. Ok, allora l'esterno... Qua c'è il numero 10. No, l'esterno.
qua c'è il numero 10, vedi? Nella maglia. Bello, carino. 1-0. Sì. Tutta quanta la maglia, ovviamente, è la maglia dell'Argentina. Scusa, vedi? Ma il collo... È fatto apposta. Devi sfruttare il poco spazio che hai. Allora, devo dire, sicuramente l'esterno è più carino del mio. Però con l'interno potrei batterti, Dai, vediamo. Dove allora, si entra? Sale da qua. Sale Vieni. Da qua. Dopodiché okay. qua usi la scaletta. Ok. Mamma mia, ma se gli hai soldi per una casa c'è più grande... C'è tutto quello che ti serve. Fornace, crafting table, letto e... Ma che ha, le ventole? No, sono i palloni d'oro. I palloni d'oro, bella come idea. Perché lui ci tiene. E non solo, siccome è molto vanitoso, quando lui si sveglia al mattino, vuole subito vedere la sua faccia. Ah, vuole... Quindi... Vedi? E c'è anche quella di Ronaldo là, però. No, no, infatti vedi che è bloccata? È bloccata, cioè, se ti metti qua non la vedi, se vedi solo lui. Ok, quindi diciamo che, dai, allora, per l'esterno sicuramente hai vinto, ma l'interno Kendall non ci Vabbè, siamo. Vabbè, col poco che avevo, però sono riuscito a fare qualcosa di... Sì, come no. Vabbè, le righe arrivavano fin qua, potevi fare qualcosa di più grande, No, no, era impossibile. Ok, casa di Ronaldo. Allora... Innanzitutto non ha il collo. Lo so, infatti non ha il collo. Poi è... Ha la faccia schiacciata che sembra che sia passato sotto un rullo. Allora, bisogna guardare solo la faccia, ho sbagliato, l'ho detto. I capelli perché... Guarda capelli dietro, guarda dietro. Sopracciglia? Guarda dietro, non ha il collo. Il numero gli arriva fino in testa. Vabbè, dai, c'è allora. Tatuare. Allora, lui ha così tanti soldi. Guardami. Sull'erba. Kansas Ski. Lo può guidare solo lui. Non funziona. Ha tutti i suoi fiori preferiti che sono i rosai. Brutti. No. Oh! Io non ti ho rotto niente. Quindi, entriamo dentro questa bellissima casa. Allora, prego. La maglietta devo dire che... È bella. È corretta. La maglietta è bella. Vabbè, la faccia, dai, ho sbagliato, lo ammetto. La faccia servirebbe la TNT. La TNT. Vieni, vieni, vieni. Ok, dentro entriamo. Ti batto, perché guarda. Il calcio balilla. Un attimo, ti devo spiegare. Allora, Ronaldo si sveglia, vabbè, le sue abitudini. Si sveglia, fa la pipì, ok? Lui non è normale come gli altri. Lui a calcio... Scusa. Lui a calcio gioca con una palla da basket. Ah, perché non c'era quella da calcio, vero? No, non c'era. Però no, è perché lui gioca con quella, perché è un passo avanti agli altri. Quella è più dura. Certo, è più dura, è vero. Più dura, sì. Si allena più duramente. Poi lui ama il Natale. Ok. Ah, sì? Sì. E lui è diventato così forte a giocare a calcio perché giocava a calcio balilla. Calcio balilla. Però ci gioca da solo perché qua nessuno può... È per quello, va 1, 2, 3, 4, via. E poi lui ama i peperoncini, per quello va super veloce, super Ma è calabrese? Forte. È calabrese, metà calabrese, metà... Sì. Metà portoghese. Metà portoghese, sì. Ah, non lo sapevo questa cosa. Aspetta che vado su Wikipedia. Dai, sta zitto, mamma mia. Ami i peperoncini, ma non è che... Cioè, io boh, vabbè, il dentro ma, stravinto, scusa, dai. Per cucinare? Lui ordina a domicilio. Ah, troppi soldi. Ha troppi soldi. Cucina. Allora, diciamo una cosa. E la doccia? Il fuori... La doccia la fa al campo. La fa al Nel campo. Gabinetto, sì. La fa al campo la doccia. Ogni volta. Questa è la casa estiva. Ah. Allora, diciamo che il fuori, dai, hai vinto. Molto bravo. Ma io direi anche il dentro. Ma il dentro è uno schifo il tuo. Cioè, oltre i palloni d'oro. Ah, perché il tuo è bello. Vabbè, i calabresi lì, i peperoncini. Barilla, la barilla, la cioè, la tutto palla. Quello di cui hai bisogno, in effetti. Tutto. Allora, ragazzi, fateci sapere perché. Perché proprio Bella Faccia ha vinto questa sfida di case. Da noi è tutto. Fateci sapere se dobbiamo fare un'altra sfida di case, perché sarebbe bello. Cosa possiamo fare costruire? Neymar con no, basta calciatori qualcos'altro no altre cose dai che ne so va bene non lo so. Casa palla da basket contro casa palla da calcio piacerebbe no ok ragazzi da noi è tutto e ci vediamo presto in un nuovo ciao. Gioco ciao.